otto anni le notizie dell'Algeria occupano un posto rilevante nelle pagine dei giornali di tutto il mondo. Notizie di guerra, di morte e finalmente da pochi giorni notizie di pace. E sempre o quasi sempre la fonte, il nome della città dalla quale provenivano queste notizie era Tunisi, capitale della nazione che più da vicino ha seguito la lotta degli algerini. Qui, in Rue des Entrepreneurs, sorge una casa a un solo piano, modesta e anonima. Da qui, per anni, il fronte di liberazione nazionale ha guidato la lotta per l'indipendenza. Ed è qui che abbiamo incontrato Mohamed Yazid, ministro per l'informazione del governo provvisorio algerino, e gli abbiamo chiesto qual è la questione più grave che il suo governo deve risolvere. Nous sommes en ce moment en train d'étudier le problème de la rentrée en Algérie. Stiamo affrontando proprio in questi giorni il problema del ritorno in Algeria delle centinaia di migliaia di profughi che si trovano attualmente in Tunisia e in Marocco. Qui in Tunisia ve ne sono più di 180.000 in vari campi di raccolta. In Marocco superano i 200.000. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite e un vasto movimento di solidarietà internazionale, al quale ha partecipato anche il vostro paese, l'Italia, hanno alleviato fino a questo momento le condizioni davvero disastrose in cui questi profughi hanno vissuto dal novembre del 1954. Potrete rendervi conto di queste condizioni visitando la zona del Kef, quasi al confine, dove vivono più di 80.000 profughi. Ora la nostra politica sarà quella di farli tornare al più presto in Algeria, perché il dovere di ogni algerino è quello di tornare per partecipare al referendum dell'indipendenza e alla costruzione del nuovo Stato. E alla costruzione dell'Stato algerino. Voilà ce qu'on peut dire sur la question que vous m'avez posée. Nella zona del Kef, a poca distanza dal confine algerino, vivono dunque più di 80.000 profughi. E la loro una vita fatta di stenti, di miseria. I dati ufficiali dell'ONU dicono che le razioni alimentari sono inferiori della metà al minimo indispensabile, che oltre il 60% dei bambini sono affetti da rachitismo e da tracoma. Se qualcosa ha sorretto questa gente fino ad oggi è la speranza di tornare un giorno a casa. Qui siamo a Oued El Ramal, il fiume di sabbia, a pochi chilometri da Soukarras, in Algeria, assai vicini quindi alla frontiera. Qui vivono alcune migliaia di profughi e questo è uno dei centri di soccorso istituiti dalle autorità tunisine con l'aiuto dell'ONU e del Movimento Internazionale di Soccorso. Un refettorio, un'infermeria, la sola costruzione in muratura nel raggio di molti chilometri, dove ogni giorno affluiscono centinaia e centinaia di bambini a turno. Alcuni di essi sono nati in Tunisia dopo la fuga dei genitori, altri ricordano ancora le tremende giornate della battaglia. Dal 1957 ad oggi le razioni sono aumentate di numero e di qualità. Oggi a ciascun bambino viene offerto un piatto di minestra, un pezzo di pane e acqua a volontà. Qualcuno di questi bimbi per venire al refettorio di Oued El Ramal cammina per chilometri nella campagna bruciata. Ma non esiste altro modo di aiutarli disseminate come sono le loro capanne. Così in un centinaio di centri di distribuzione come questo, i ragazzi fino ai 14 anni trovano da mangiare e possono imparare a leggere e a scrivere. La storia di questi ragazzi, di questo che si chiama Gamal e di quest'altro che si chiama Jemil è la stessa. Abbiamo posto loro alcune domande, sempre le stesse domande. Come ti chiami? Da dove vieni? Cosa fa tuo padre? E molti hanno risposto all'ultima domanda dicendo che non sanno quello che fa il padre perché è rimasto in Algeria. Anche Sidi Moussa è un algerino. È fuggito da Costantina 6 anni fa e da allora insegna ai bambini a leggere e a scrivere, così come aveva fatto per anni. Insegna le regole del Corano,
insegna a far di conto, insegna il significato della parola libertà. E in questa scuola improvvisata, il canto che fa intonare ai ragazzi ogni mattina, prima dell'inizio delle lezioni, riecheggia quello dei combattenti. Salute a te, coraggioso guerriero. Salute a te, valoroso compagno. Salute a te, soldato della montagna. A te che combatti per la libertà. Ecco i volti dei ragazzi di Wadi Ar-Ramal, delle innocenti vittime della guerra, dei vincitori di domani, di coloro che dovranno costruire il nuovo Stato algerino. I profughi vivono sparsi nelle campagne, in miserabili capanne costruite da loro stessi. Vivono in gruppi di 200 o 300 famiglie. Sono in gran parte donne, bambini e vecchi. Si sono fermati tutti lungo la frontiera, vicino alla prima sorgente d'acqua trovata sul cammino. Era gente che aveva una casa propria, un lavoro, e che qui ha vissuto e vive con indicibili disagi. È nel 1954 che i profughi cominciarono a passare la frontiera. Per 3 anni il governo tunisino cercò di aiutarli da solo per dimostrare tangibilmente al popolo algerino la propria solidarietà. Ma nel 57 la fame e le malattie cominciarono a mietere troppe vittime. In poco più di 2 mesi morirono 2.000 persone e di queste più della metà erano bambini. Allora la Tunisia chiese aiuto all'ONU e da quell'anno si è cercato in qualche modo di alleviare le sofferenze di questa povera gente in un vasto movimento di solidarietà internazionale. Ognuno di essi potrebbe raccontare la sua storia, così Zogra, la ragazza che lavora al forno di Wadi Ar-Ramal, che era figlia di un agricoltore, un ricco agricoltore di Sukarras. E così sua madre. E così suo padre. Questo è Sidi Baghdadi Ben Laghdam. Yassi Baghdadi, chi è che ha costruito questa casa? Shkun Gdam ed Dar? Bnetana. Sono stato io, con le mie mani. E sono stati i miei figli e mia moglie. Uno trovava le pietre, l'altro il legno, l'altro le foglie per coprire il tetto. E con l'aiuto di Dio la casa ha resistito alla pioggia e al vento. È dal 1958 che sono qui in attesa di tornare a Sukarras, il mio paese, la mia terra. Eravamo 5 fratelli e 3 sono morti per difendere la nostra casa. Io sono riuscito a fuggire e Dio ha salvato la vita a me e ai miei figli. Ma come vivi qui? Chi fece Aless Mnane? Con l'aiuto dei tunisini. E speri di tornare presto a casa? Kadesh Antijif Sukarras? Il giorno non lo so, ma so che con l'aiuto di Dio e con la guida del mio governo tornerò presto alla mia terra. Buona fortuna, Sidi Baghdadi. Inshallah Mabruk. Inshallah. Barfik. Laggiù, dove finisce la valle e la frontiera. Ecco perché sono rimasti qui a guardare e a sperare. Ma oggi qualcuno già si avvia. È un uomo più fortunato degli altri, perché ha ancora un cavallo, ma gli altri fra poco lo seguiranno. Verso la valle, verso le montagne azzurre che si stagliano contro il cielo, verso la patria che un giorno furono costretti a lasciare e che oggi li attende, popolo libero in un paese libero. والعاصف في الظلم والظالمين